sortilegio creato da Dostoevsky in un suo celebre racconto ha ispirato a Luchino Visconti una moderna, romantica storia d'amore. Le notti bianche, dando vita a personaggi indimenticabili, smarriti nell'immensa solitudine della vita. Io vorrei farti dormire, ma come i personaggi delle favole, che dormono per svegliarsi solo il giorno in cui saranno felici. Ma la felicità non esiste per i sognatori, che la fantasia condanna ad inseguire un'ombra più forte di qualsiasi realtà. Ma Leona, se posso, sai, spreti, spreti, tutti e tre. Vuoi che la rifaccia la signora? Ma che vuoi tu? Te l'ho insultato questo splendido. Te lo faccio vedere io che cosa voglio! La signorina è con me! Poi scappò mia madre con qualcuno che non era mio padre. Allora la nonna, per paura che io facessi qualche guaio, e siccome è quasi cieca non poteva tenermi dietro, a volte prendeva una spilla e appuntava la mia sottana alla sua. Come? Davvero? Che cosa dici? Vai via! Presto, vai! E la ragazza che amo diventa la mia sposa. Ecco, tutta vestita di bianco. Non ho tradito, non è vero. Ehi, basta! Ecco che cos'è! Se penso al tempo che ho perduto a sentire le sue scempiaggini, io mi piglierei a schiaffi! Non sono sgualdrine! Pazze dalle gare! Le notti bianche. Un'opera ricca di suggestioni, vibrante di emotività. Un dramma umano, immutabile nel tempo. Narrato con uno stile nuovo e audace che supera i limiti del vero per giungere ad una realtà poeticamente ricreata. Quando ci rivedremo? Domani. Io sono così felice, così disperata, che non ne sarei entrambi in casa simpatica. No, aspetti. Grazie. Aspetti.